Cosa succede però che a un certo punto Edipo scopre che lui ha sposato sua madre e che ha ucciso suo padre e diventa matto, si acceca e a questo punto il regno non ha più il re. Edipo dice ai figli, li maledice, dice vi spartirete il regno con la spada. I figli sono due maschi e due femmine, Antigone e Polinice e Teocle e Ismene. I due maschi, Teocle e Polinice, si contendono il regno. Allora dice, facciamo una cosa, regniamo un anno per uno. Cioè va bene, Polinice dice, Teocle, guarda, quest'anno regni tu. Io vado ad Argo, vado via per un anno, poi torno e regno io. E Teocle dice, va bene, regna per un anno, torna a Polinice, dice, adesso tocca a me. E Teocle fa, no. Cioè come no? No. Che Artemide, cacciatrice, trapassi con le sue frecce lui e anche sua madre. Fermi tutti. Adesso mi è venuta un'idea. E l'idea è questa. Vado dai miei figli, li faccio incontrare, li faccio guardare negli occhi e dico guardatevi negli occhi, quando ci si guarda negli occhi di solito nella vita si capiscono un sacco di cose in più. E allora dice proviamo, no? E così organizza questo incontro. Guardatevi negli occhi, date retta a me, date retta a me. Quando due vecchi amici si pensano solo alle buone ragioni. Cominciano, no? Prendono Antigone, e poi si sviluppa, eccetera. Però poi, alla fine, anche qua, quando arrivano, ma io non voglio che i miei figli si scontrino, voglio che si incontrino. Ma io non voglio che i miei figli si scontrino, voglio che si incontrino. Ho disposto tutto e Polinice verrà. Il momento più bello è quello là che Giocasta fa incontrare i figli cercando di fargli fare la pace, ma alla fine è Polinice, dice Eteocle, che è sempre il più burbero e cattivo, e dice le parole non servono più. Allora niente pace. Io il mio potere non lo cedo e in questa storia non c'entrano né giustizia né pietà. Io voglio governare per l'anno a venire. Al termine del periodo restituirò il potere. Per questo sono disposto a deporre le armi immediatamente, rinunciando a prendere e distruggere la città. Ma chi è questo? Chi è questo che per prendersi la sua città deve distruggerla? Chi è questo che viene a parlare di diritto, di pace, con un esercito armato fino ai denti? E c'è una guerra per il regno, diciamo. In tutto questo ci sono le Fenice. Le Fenice che non sanno niente, vengono dalla Fenicia, arrivano e si trovano in mezzo a tutto questo delirio. Passano da Tebe perché è una città gemella di Tiro, che è la capitale della Fenicia, per poi andare al tempio di Apollo sul Parnaso perché sono state scelte per diventare vestali di Apollo. Quindi tipo le finaliste di Miss Italia che devono andare a Salso Maggiore, loro invece devono andare sul Parnaso. Per noi questa città sorella, tappa del viaggio verso il tempio del Dio sul Parnaso. Rimangono intrappolate, non possono continuare i loro commerci. Ma chissà quando arriveremo a bagnarci santo di Astaria, ad offrirci in onore ad Apollo. Partiamo alla carica. Cioè dobbiamo sempre comunque. Perché se partiamo alla carica dove? E là, sono sbalzati, non ci si sente. Ma il problema è che dobbiamo guardarci un caso, cioè guardare il più possibile la gente. Sai che secondo me vi conviene lasciare rimanere un po' più compatti.
Sì. Perché la sensazione è proprio di dispersione totale. Perché cioè, non si crea pochi forza. Per uno spazio così grande. Cioè, di rimanere più gruppo. Lui ci sta ammazzando. Legittima difesa. Ah, quale porta combatterai? Vedi, se acceleri qua, vedi? Di nuovo, no. Va bene, ma non accelerare. Vai, ti costringe a svilupparlo se non acceleri. Dai.